Eccoci qui, tornate con il nostro appuntamento mensile dei prodotti finiti. Volete un consiglio? Preparatevi un tè, mettetevi comode, una camomilla, una tisana, perché vi giuro, questo mese non avete idea delle cose che ho terminato, sono davvero tantissime. Tant'è che, diversamente dal solito, ho anche un quadrino con gli appunti perché si accumulavano tantissimo. E a un certo punto ho dovuto anche cominciare a prendere appunti per paura di scordarmi delle cose. Ho un miliardo di cose per capelli da mostrarvi, vi dico già che alla fine del video non vedrete anche le Yankee terminate questo mese perché sono state anche quelle tantissime, quindi ci farò un video a parte dove appunto ve li descrivo anche un po', poi sapete le mie descrizioni fantastiche. Inizio subito senza chiacchierare troppo e inizio proprio dai prodotti per capelli. Il primo è questo shampoo della Revlon che si chiama ZP11. Come leggete è uno shampoo antiforfora. E ormai se vedete da un po' i miei prodotti finiti avete capito che questo problema ce l'ha mio padre. Questo qui è l'estratto di rosmarino, zinco ed è appunto serbo equilibrante per capelli grassi. Non viene nemmeno tantissimo, mi sembra, ma a mio padre non è piaciuto assolutamente per nulla. L'ha trovato troppo corposo, tant'è che lo doveva spesso diluire con dell'acqua. E a livello di forfora non ho trovato assolutamente nessuna differenza con altri shampoo. E oltretutto l'inci che vi lascio sempre qui al lato e di ogni prodotto più o meno e non è nemmeno proprio dei migliori, quindi assolutamente non penso che lo ricompreremo. Poi passando ai miei ormai amati ultra dolce, ne ho terminati due dei tesori di miele che sono fra la mia linea preferita. Rispetto agli altri, trovo che siano davvero molto molto nutrienti, specialmente in questo periodo che i miei capelli, non so perché, risultano essere molto secchi e sfibrati. E questi qua, diciamo, fanno davvero un ottimo risultato, un buon lavoro sui miei capelli. E anche l'inci, non è proprio fra i peggiori degli ultra dolce. E quindi sicuramente penso di ricomprarlo perché, come vi ho detto, per i miei capelli in questo momento è uno dei migliori. Ho terminato poi anche quest'altro qui alla lavanda, che sapete che adoro tantissimo, specialmente il suo profumo. E anche questo mi ci trovo molto bene, soprattutto per quanto me li rende lisci. Me li rende lisci come nessun altro shampoo fa, ma a livello di idratazione, di quanto li sento morbidi anche. Preferisco quello dei tesori di miele, ma anche questo penso assolutamente di ricomprarlo perché arrivo tipo a un certo punto che ho tipo bisogno di sniffarlo. È assolutamente buonissimo. In quanto a balsami, ho terminato questo sempre dei tesori di miele. A differenza dello shampoo, l'inci di questo è pessimo e non è male questo balsamo. Il fatto è che per disseccare bene i miei capelli, che essendo secchi in questo periodo si impicciano, basta che li guardi, si impicciano. Ne devo mettere una quantità davvero abbondante, quindi praticamente mi dura pochissimo. Ma questo è un po' anche degli shampoo, devo dire che ho un po' questo problema. Però assolutamente non è male. Mentre comincio a darmi un po' noia e non penso di ricomprarlo, è il balsamo questo qui alle 5 piante, sempre dell'ultra dolce. Anche questo per quanto riguarda l'inci, non ha un inci buono. E questo, anche se ne metto 10 kg, non mi disseca assolutamente niente. Cioè, veramente l'effetto è molto molto debole, diciamo. Quindi non penso di ricomprarlo, a meno che non ne ho già un altro fuori. Non lo so. Io ci sto provando in tutti i modi a passare al bio per i capelli, ma non fa probabilmente per me. Ho provato questo shampoo della Omnia, ed è questo qui all'olio di macadamia. Tra l'altro, per terminarlo, io che finisco shampoo praticamente una settimana, un altro po', ci ho messo una vita, perché mi dava la sensazione, non che non li lavasse, perché a differenza di tanti shampoo bio che sento che non fanno schiuma, questo assolutamente la faceva, aveva anche un buonissimo odore. Il problema è che praticamente questa boccetta da 250 ml mi è durata per 3 lavaggi. Ne dovevo mettere una quantità assurda, assurda. Sembrava come se non prendesse sui miei capelli, come se non si attaccasse. E no, oltretutto mi li seccava tantissimo.
E poi sarà anche che parto svantaggiata dal fatto che ho i capelli tendenti, cioè ricci, tendenti al crespo, e probabilmente questi prodotti non fanno proprio per me, quindi questo non penso di ricomprarmi. Mi dispiace perché ovviamente l'inci era buono. Ho terminato poi due maschere, sempre per capelli. Una è dell'Ultra Dolce ed è questa all'estratto di mango e fiori di diarrea. Sapete che io adoro lo shampoo di questa linea perché mi rende molto morbidi e lisci. La maschera, vi giuro, mi ha fatto schifo. Mi ha fatto schifo perché io da una maschera mi aspetto e come risultato di capelli belli, riparati, lucidi e oltretutto aveva una consistenza, come vedete è terminata, ma aveva una consistenza molto molto liquida, mentre io prediligo molto di più le maschere dall'aspetto più corposo, e che me ne basta anche poco per fare per avere il risultato ottimale, mentre di questa ne dovevo mettere tantissima. Anche questa, per terminarla, ci ho messo una vita. Stava lì in doccia praticamente da 3-4 mesi, e a noi una maschera non dura solitamente così tanto. È stato veramente un dramma finirlo. L'inci non è dei migliori e assolutamente non la ricompro. Un'altra maschera invece che ho terminato è sempre della Omnia ed è sempre quella all'olio di macadamia. Non è assolutamente male questa maschera. Il fatto è che anche qui ne dovevo mettere una quantità piuttosto abbondante per avere un buon risultato, mentre avevo provato parecchio tempo fa quella all'olio, quella ai semi di lino, mi era piaciuta molto di più. Però insomma anche questa l'ho terminata, ma non penso per adesso di ricomprarla, anche perché ho preso quella lì di Diego dalla Palma, che ancora non ho aperto, sono stata bravissima, perché volevo appunto terminare prima queste qui che avevo già aperte lì in doccia. Per quanto riguarda le maschere, ho terminato questa maschera qui di Montagnes ed è come quella che vi avevo parlato nello scorso video dei prodotti finiti, ovvero quelle peel-off. Questa volta, dato che tra l'altro non l'ho fatta io, ma l'ho fatta io e il mio ragazzo, si fa torturare da me, lo so, e abbiamo fatto un mini video, magari ve lo lascio qui, forse già lo starete vedendo mentre parlo. Perché appunto vi volevo far vedere come funzionava. È fatta davvero carinissima questa maschera, anche se ho preferito di più quella che vi ho parlato nel mese scorso. Non mi ricordo a cos'era, forse all'aloe, non mi ricordo, perché si estendeva in modo molto più omogeneo e si era levata anche in modo più omogeneo. Invece questa, come vedete, non si estende in modo omogeneo. Cos'era anche che noto nella pelle del mio ragazzo, che ci sono zone un po' più secche, zone un po' più grasse, e notavo proprio che la maschera prendeva di più nelle zone e rimaneva, diciamo, più accumulata nelle zone più grasse. Però il risultato è stato assolutamente una pelle pulitissima, morbidissima, e io le adoro queste maschere, vengono solamente 1,99 euro, quindi anche molto economiche. Mi dispiace che l'inci non è dei migliori. Comunque penso di ricomprarle, ma non questa e peel off, perché appunto non mi è piaciuto questo risultato poco omogeneo. Per quanto riguarda la skin care, ho terminato la mia crema preferita e ne sono così triste che voi non avete idea, ed è la Eterea di Neve Cosmetics. Come vedete l'ho anche tagliata per recuperare più prodotto possibile, ma inutile, è finita, basta Laura, è finita. Ed è una crema idratante protettiva per pelli grasse e miste, e io l'adoro. L'adoro soprattutto per il suo odore vaniglioso, insomma, che è dolcissimo e mi piace da impazzire, e perché è molto nutriente, ma al tempo stesso non è troppo corposa. E l'ho usata praticamente forse mi è durata quasi un annetto. Poi insomma l'alterno spesso con campioncini e altre cose da provare, quindi se avessi usato sempre solo questo, ovviamente non sarebbe durato un anno, però nel senso l'ho usata sia nella stagione calda che in quella fredda ed è assolutamente perfetta per me, tant'è che aspetto che Neve faccia qualche promozione, sicuramente questa la ricompro, anche perché anche l'inci è ottimo. Per quanto riguarda il make up, ho terminato due cosine. Una è questa matita della Essence, la Long Lasting Eye Pencil nella colorazione 01 Black Fever, che avete visto anche la shock review di questa matita, magari ve la lascio qui se volete andare a sbirciare. È una matita con cui mi trovo davvero benissimo. Come vedete
non esce più di così e ho continuato a provare ad utilizzarla, ma mi andava a graffiare con la parte in plastica, quindi ho detto evitiamo. E la ricomprerò se ne ho già un'altra pronta, perché come vi ho detto già appunto nella review, io le adoro. E poi ho terminato tristemente gli Instant Anti-Age della Maybelline. Come vedete è proprio vuoto e non pesca più la spugnettina. Ne ho già un altro pronto, quindi già lo sto utilizzando, ma ora lo devo ricercare da qualche parte perché ne voglio mettere un altro da parte. È un correttore che adoro e soprattutto per illuminare. Se avete poco occhiali anche per correggere, buono, ma se ne avete tipo me per correggere non fa molto. E è davvero ottimo, peccato per l'inci che è davvero pessimo, però chiudiamo gli occhi e facciamo finta di niente. E poi ho una marea, vi giuro, una marea di campioncini, cerco di parlarvene al volo perché tra l'altro sono secondo me dei campioncini anche molto interessanti. Parto parlandovi di questa crema di Neve Cosmetics che è la Sublime. Quando la volevo provare perché ho pensato così e la confronto con l'Etherea che appunto è terminata e vedo se comprare magari questa, visto che questa è per pelli delicate e sensibili, quindi diciamo un po' tipo la mia, con estratto di calendula e olio di jojoba. Proprio perché per pelli sensibili e io sono fatta tutta strana, appena l'ho applicato con una reazione allergica, mi sono tutta chiazzata di rosso, mi sentivo andare a fuoco, l'ho dovuta risciacquare immediatamente. Infatti questo campioncino l'ha terminato mia madre e diciamo non l'ha fatta impazzire come crema, ha detto che preferisce molto molto di più la Etherea che anche lei ogni tanto utilizzava. Ho provato questo campioncino di Clinique, che è un anti-blemish solutions. E, tra l'altro io so che la Clinique costicchia anche tanto, ma non mi è piaciuta per niente. È una crema corposissima, con un odore un po' fastidioso che non vi so spiegare, ma non mi è piaciuto. E oltretutto la sentivo proprio troppo troppo pesante sulla mia pelle, e quindi assolutamente bocciata. Mentre un'altra crema, devo dire molto buona, è questa di Biofficina Toscana, che è un'emulsione viso preventiva per pelli giovani e questa anche l'odore non mi faceva impazzire, però devo dire che è una crema molto buona e anche come base trucco perché si assorbe molto molto in fretta, ma al tempo stesso è anche idratante. Ho adorato questa crema dell'Erbolario, che è la crema viso idratazione intensa all'estratto di viola e foglie di olivo. È molto molto idratante e in questo periodo dell'anno che io tendo ad avere la pelle un po' più secca è davvero il top, soprattutto come crema notte mi è piaciuta tantissimo. Sempre per quanto riguarda la skincare, ho amato, ma proprio alla follia, questo contorno occhi della Kiehl's. Si chiama Midnight Recovery Eye. E è davvero buono, è molto molto idratante. Tra l'altro con questo campioncino, che io non so quanti ml sono, ma pochi, ci ho fatto una settimana mettendolo tutte le sere. Quindi assolutamente mi è durato tanto e vi devo dire che dopo un paio di giorni che lo utilizzavo vedevo anche più sgonfie le borse la mattina e lo sguardo più riposato anche se non riposo. E quindi assolutamente promossa, peccato per il prezzo perché sono andata a vedere sul sito e viene intorno ai 30 euro. Quindi non è proprio fra le più economiche, anche se insomma un buon contorno occhi ho notato che costicchia, quindi magari prima o poi la follia la farò. Ho adorato questa crema mani della Natura Siberica. Questo me l'hanno dato al Cosmoprof, si chiama Extra Firming Hand Cream ed è una crema mani molto 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 corposa che però dà un effetto assolutamente fantastico, un'idratazione profonda che dura ore e ore. L'odore è molto molto leggero e niente di particolare, ma un'idratazione assolutamente fantastica e questo campioncino l'avevo messo alla fine sul comodino. Perché mi è durato una vita, mi è durato tipo 10 giorni, perché ne basta una quantità davvero minima, perché è molto corposa appunto. Negli ultimi tutorial avete visto la crema colorata dell'Erbolario ed appunto l'abbiamo presa perché ci era piaciuto tantissimo questo campioncino che abbiamo utilizzato sia io che mia madre, ed è una crema con cui ci stiamo trovando bene e per essere una crema colorata secondo me è anche una buona copertura. Infine gli ultimi due sono due campioncini di Diego Dalla Palma. Uno è questo qui, si chiama Effetti Speciali ed è un olio, si chiamano, sono proprio di cristalli illuminanti, diciamo un olietto, per i capelli che va prima della piega,
Fantastico, fantastico. Tra l'altro sta finendo il mio adorato Nasher Gunn e penso che lui potrebbe essere un buon sostituto. La grande pecca di questi prodotti Diego Della Palma è il prezzo, perché non sono per nulla economici, però vi posso dire che io mi ci trovo benissimo. Ho il fluido per i capelli lisci, per i capelli ricci, adesso ho acquistato la maschera e probabilmente il prossimo sarà appunto l'olio per i capelli. E poi ho provato anche questo fantastico, un filler ricostruttivo che si chiama Estremi Rimedi. E l'abbiamo, cioè, diciamo, ho messo come fosse una maschera cioè, al posto della maschera. È molto corposo, soprattutto sulle punte, va proprio a fare un bellissimo effetto di capello sano e mi è piaciuto tantissimo. Dovrei avervi fatto vedere tutto. Mi scuso se è venuto un po' lungo il video, ma come avete visto ho finito davvero tante tante cose e mi sono contentissima. Spero come sempre che questo video vi sia stato utile. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!